Ciao a tutti, sono Gianni, protagonista del video di oggi, uno speaker Bluetooth di Tautronics. Il suo nome è Pulse e la sua caratteristica principale dovrebbe essere la riproduzione di bassi potenti. Vediamolo insieme in questo video. Sempre molto bella e curata la confezione di vendita in stile Tautronics, cartone di buona qualità in colorazione nera con logo giallo. Sul retro, come d'abitudine, è presente il QR code che riporta al sito del produttore. All'interno, racchiuso in due scomparti separati, troviamo un manuale di istruzioni in varie lingue, tra cui anche l'italiano, personalmente avendo acquistato altri prodotti di Tautronics, apprezzo molto che sia sempre presente anche la nostra lingua. Un cavo audio jack da 3,5 mm ed un cavo USB micro USB per ricaricare la batteria. Le dimensioni dello speaker sono pari a 19,5 cm di lunghezza per 8 cm di altezza e 4,9 cm di spessore, con un peso di circa 540 grammi. Il design è piuttosto semplice ma molto gradevole. I materiali sono plastica gommata sui fianchi e sul pannello superiore ed inferiore, mentre le griglie sono di metallo. La batteria è integrata da 4000 mAh, consente una potenza in uscita di 14 W. Permettendo allo speaker di funzionare per più di 8 ore a volume medio. Ovviamente aumentando il volume la durata della batteria decresce ed anche in questo caso, come per altri speaker, il consiglio è di utilizzarlo ad una potenza pari al 60-70% di quella massima, perché quello è il miglior compromesso tra qualità del suono e durata della batteria. Anche perché a volume massimo il suono risulta davvero troppo alto, a mio parere, per l'ascolto in ambienti chiusi. Sulla parte superiore troviamo i tasti di accensione e spegnimento, Bluetooth Hands Free, che consente di rispondere o rifiutare una chiamata, richiamare l'ultimo numero e disconnettere il Bluetooth, Play Pause, volume meno e più, che consentono anche di scorrere tra le tracce audio. Sul lato destro troviamo la porta micro USB per la ricarica e la porta audio jack da 3,5 mm, quindi all'occorrenza si può collegare al telefono anche con il cavo. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore. Utilizzando un caricabatterie con un'uscita di 5 volt ed 1 A. Infine abbiamo un indicatore a LED che lampeggia velocemente in blu quando lo speaker si trova in modalità pairing. Per mettere lo speaker in pairing mode è sufficiente premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 2 secondi. Un suono ci avvisa ed il LED lampeggia velocemente in blu. Una volta connesso la luce da lampeggiante diventa blu fissa e lo speaker ci restituisce un feedback audio, mentre durante la riproduzione il LED lampeggia lentamente. Il microfono incorporato consente di fare e ricevere telefonate, caratteristica abbastanza comune in questi dispositivi. In questa evenienza l'utilizzo è semplicissimo. Per rispondere e concludere la telefonata è sufficiente premere il tasto dedicato, ricordandosi però che bisogna stare vicini al microfono, presente sul pannello superiore, se vogliamo che il nostro interlocutore ci senta bene. Ed ora la cosa più importante per degli speaker, la qualità del suono. Abbiamo una potenza di 14 W che garantisce un suono veramente forte, il più forte che abbia mai sentito su un dispositivo simile, sufficiente per l'ascolto in un appartamento di grandi dimensioni. Anche la resa a volume massimo non è niente male, un minimo di distorsione e di vibrazione è presente, ma non in quantità eccessiva. Di seguito e da fine video, dopo i pro e i contro, una prova del suono. Concludendo, lo speaker è davvero molto bello. Il design, la durata della batteria, la potenza del suono e i bassi potenti sono i punti di forza.
Dato che lo considero di più che uno speaker da collegare allo smartphone, sarebbe stato perfetto con uno slot per schedine micro SD, per poterlo utilizzare anche da solo. Come sempre spero di esserti stato utile, iscriviti al mio canale se ancora non lo hai fatto, per qualunque cosa sentiti libero di lasciare un commento, ciao, ci vediamo alla prossima. I fell in lust to the war, shot me dead, I was lost and sad to the voices in my head.